Ancora, sapete qual è il miglior amico dell'uomo? Ma il maiale, sia quando lo si affetta, sia quando lo si fa alla griglia o al barbecue. Oggi vi facciamo vedere come si preparano le ribs, ovvero sia le costine di maiale, e il pulled pork, ovvero la spalla sfilacciata. Ma allora direte, perché sei partito dal reparto norcineria? Semplicemente perché ci faceva piacere farvi vedere questa sfilata di moda. Siamo dagli amici di Metro Italia Cash & Carry, qui trovate tanti buoni prosciutti, ma soprattutto dei tagli particolari per fare l'American Barbecue. Seguitemi! Il binomio American Barbecue maiale non è tale se non utilizzate dei tagli particolari. Se parliamo di pulled pork, bisogna utilizzare la Boston Butt, ovvero sia un taglio mezza spalla, mezzo coppa. Se invece parliamo di costine, è bene utilizzare queste, o le Baby Back, che sono queste più piccoline, o le St. Louis. La cosa bella è che qui le troviamo, altrove è decisamente difficile, e questi sono i tagli che fanno impazzire i nostri amici d'oltreoceano. Fondamentale quando vi approcciate a queste preparazioni avere un barbecue che affumichi e un termometro a sonda. E adesso andiamo a trovare un amico che ci insegna a preparare queste specialità. Gianmario è un amico di Bracini Ancona, fa parte degli SPQR Griller, è una squadra di grigliatori della capitale, un uomo che dà del tuo alle fiamme. Oggi ci dai una mano, ci spieghi come si fa un pulled pork e le ribs. Allora, partiamo dal pulled pork. Dal pulled pork, prendo la spalla, un pochettino la trimmiamo. Trimmiamo, ovvero sia gli togliamo un po' di grassetto. Un po' di grasso, sì. Ok. Un po' di grasso superficiale. Perché glielo togli? Di un po'? Perché così almeno il fumo attecchisce meglio sulla carne, in cottura. Vabbè, quindi è un'operazione tutto sommato semplice. Certo. Da casa la può fare anche uno che non l'ha mai fatto. Ma certamente. Gianmario, questo è un taglio particolare, ok? Sì, è il Boston Butt. Che fanno gli americani. Sì, perfetto. E c'ha un osso. Sì, noi adesso andiamo. Si toglie con facilità. Sì, andiamo a toglierlo. Okay. Molto facilmente. Certo. Hai fatto questa operazione esattamente in 40 secondi netti. Molto bravo, perfetto. Eccoci qua. Andiamo a mettere un po' di senape sulla superficie. Questa serve principalmente per far aderire le spezie che poi andiamo a mettere sopra. Si può anche usare volendo, un olio. Potremmo utilizzare o l'olio o la senape. Certo. Però gli americani usano la senape. La senape, certo. Però se usiamo l'olio non si offende nessuno. Assolutamente no. Capito lo spezie? Perfetto. Dammi una mano. Allora, tu hai fatto un mix tuo? Sì. Però ne esistono tanti in commercio. Certo. Se uno vuole fare un mix semplice e veloce, che ci mette? Sale, zucchero di canna, paprika, dolce, pepe e cumino. L'importante è sempre massaggiare bene la carne. Sì. Così aderisce. Ah, è vero, con la senape rimane attaccata, giusto? Certo. Quindi non bisogna aver paura di abbondare. No, assolutamente okay. No. Aspetta. A questo punto che dobbiamo fare? Trasferire questo nell'affumicatore. Non è un trenino, ma è un affumicatore. Stiamo a 120 gradi e la temperatura giusta. Okay. Perfetto. Io metto le chips qua dentro. Sì. Perché qua dentro ci va la carbonella e poi come poggiate la, diciamo, il maiale, un paio di pugnetti di chips che noi abbiamo bagnato. Gianmario, sono passate 4 ore, apro? Si mangia? No, ancora no. Servono un minimo altre 3 ore. Adesso lo prendiamo e lo mettiamo in foil. Carta argentata, perché la mettiamo nella carta argentata? Guarda che mamma, che meraviglia! Per farlo diventare più tenero. Per poterlo poi dopo pullare. Per poterlo sfilacciare e poi vediamo. Sì. Ah, quindi così, bello di casa. A quanto ho capito Gianmario, qui l'ingrediente fondamentale è la pazienza. Certo, e il tempo. Certo. Pazienza, tempo, temperatura del barbecue sempre intorno ai 110-120 gradi. Anche leggermente di più, anche intorno ai 150. Gianmario, mentre il pulled pork riposa a 120 gradi, avvolto nel foil, diamo se la fa e prepariamo le ribs. Insegnaci a preparare le ribs. Ok. L'elemento fondamentale è togliere questa membrana. Questa membranina. Io mi aiuto sempre con un cucchiaio. Okay. In questo modo. Perché è quella membrana che non si stacca più. Che pare scotch. Sì. Beh, questa in realtà è l'unica preparazione, cioè l'unica cosa che devi fare quando compri queste costine. Certo, ecco qui. Ok, facile e dolore praticamente, in 30 secondi. Anche qua, senape. Senape. Assaggia. Sale, pepe, paprika e zucchero di canna. Perfette. E adesso le schiaffiamo nel barbecue. Nel barbecue, okay. Nello smoker. Nel nostro affumicatore. Perfetto. E ora chiudiamo e aspettiamo. E attendiamo. Gianmario, sono passate 7 ore e non la faccio più. Ci siamo. Qua dice 96 gradi, a che punto siamo?
fatto. Vai, lo togliamo. Possiamo pullare, vai. Ragazzi, questo è il pulled pork, guardatelo bene perché lo dovete replicare così. Gianmario, questi sono gli artigli dell'orso. Ok, a me mi sembrano gli artigli di Wolverine. Vado? Vai, pulla. Filo e fai così. E questo, ragazzi, è quello che dovete fare. Vedete la carne come viene fuori? Vai, aiutami Gianmario, sfilaccia pure te, sfilaccia, sfilaccia. Pulla, come dici in gergo. Allora, a sto punto, signori, sapete che faccio io? Sapete che faccio? Assaggio un pezzo. Facciamo. È buono. Bravo! Mortacci quanto è buono! No! Le ribs se siamo no! Wow! Giamma, come le vedi? Le lacchiamo! Ma sono pronte? Sì, sì. Ma non, tu non le hai girate però? No, assolutamente, cioè, non si girano. No, no. American barbecue, li piazzi così e non si girano? Ok. Che stai a mettere? Salsa barbecue. 10 minuti e sono pronte. 10 minuti sono passati e le nostre ribs sono pronte. Allora, ribs, eccole qua, secondo la tradizione americana. Bisogna tagliare sempre tra le vertebre. Fammi assaggiare che sono curioso. Tu sai fare il tuo lavoro, bravo. Allora, ragazzi, noi come si fa a vedere, come diciamo, come si prepara il maiale, c'è ancora sporco, secondo l'American barbecue ve l'abbiamo fatto vedere. Certo, non tutti ci hanno Gianmario, però da oggi, riguardando questo video, riguardando e provando, sicuramente raggiungerete questo standard. Gianmario, grazie mille. Noi, signori, vi salutiamo. Un abbraccio, buon appetito e che la brace sia con voi. Ciao! Che stai, fa il video? Aspetta, va. Fai il cambio. Mi dai il mostro? Giacomo, ciao. Dai, mangiate voi. Vieni Giacomo, eccolo, tieni. Oh, finalmente. Grazie, buon appetito.